Il calcio è stata la mia vita, da bambino ho cominciato a giocare con le palline di tennis e tutto è stata un'emozione grandiosa, fino a quando ho smesso di giocare. Poi ho avuto questa grande emozione di commentare i gol degli altri e mi sono divertito la stessa cosa. Io amo Napoli, tengo nel cuore, anche se mi hanno chiamato un po' ingrato perché avevo fatto un gol contro il Napoli. Ma facevo il mio mestiere, facevo il mio dovere, tutto qua. Prima parlava del calcio della sua epoca rispetto a quello di oggi, ma il calcio pre-lockdown e post-lockdown vede qualche differenza? È cambiato qualcosa? È un'enorme tristezza. Io quando vedo le partite così senza pubblico, mi metto nei panni dei giocatori che non trovano entusiasmo. Loro fanno il loro mestiere, il dovere, però credo che manca molto. È come l'amore senza un bacio. Tra poco riparte il campionato sempre da Juventus davanti oppure quest'anno ci potrebbe essere? È d'obbligo che la Juventus si sta rinforzando e ha vinto tutto questo campionato. Però fa tristezza perché vedere un campionato bello con la Juventus, con Milan, con Napoli, con la Roma, con la Lazio, tutto. Quest'anno la Lazio è arrivato lì vicino, poi non ha avuto forse, non aveva giocatori. Però l'anno prossimo speriamo che sia diverso. José, senta, lei è stato un grande attaccante, parla della sua carriera, però è stato, secondo me, ha colpito molto da anziano, scusi. Da, anziano? No, quando era... Allora, quando, scusa. Mi faccia una domanda. Lei è stato il miglior tredicesimo di tutti i tempi, perché quando entrava, praticamente ha segnato il corso delle partite, ha segnato anche i campionati, ha inventato un nuovo ruolo. Allora... Anziano, posso dire. Milan, da vecchietto terribile. No, il Milan ha preso Ibrahimovic che ha 39 anni. E lo Juventus sta prendendo Suarez che ha 33. Zecco c'ha 34. Quali giovani sono questi? Era così. È vero, comunque io ho giocato, sono arrivato alla Juventus con 34 anni. Però ho fatto 4 anni vincendo 2 campionati, andando in finale a Coppa dei Campioni che abbiamo perso. Però ho fatto un po' di gol. Quello e gli altri quello no. Mi fa piacere sapere che quando viene utilizzato il giocatore verso la fine della partita, sì, che trova determinante, si dica all'altra fine. No, non mi fa piacere perché la mia carriera non si riduce agli ultimi 20 minuti o 10 minuti che entravo. E non voglio essere ricordato per quello. Voglio essere ricordato che sono stato campione del mondo, campione 4 volte campione italiano, campionato europeo, tutto, capocannoniere, tutto. Quando mi parlo di 10 minuti non mi fa piacere. Posso fare una domanda personale? Sì. Da quando hai iniziato ad avere la cultura dell'angelo custode? Dell'angelo custode. Da una vita. Soprattutto quando ho cominciato a capire che lui mi protegge nelle piccole e nelle grandi cose. Devo a lui e credo che la mia carriera, tutto quello che è stato fatto, sicuramente 80% l'ha fatto lui. Grazie.